Bene a tutti picciotti, sono Sturo e oggi siamo in questo secondo episodio della Ant Farm Survival, la serie di Minecraft che sto facendo in questo periodo. Il primo episodio era il classico, primo episodio in cui non si fa tanto, però ci stiamo portando avanti con l'obiettivo di distruggere tutti i mob spawner cattivi. Sono 18, ne abbiamo già distrutto uno, ne mancano solamente 17. Gli altri ci stiamo lavorando per poterli completare. Quindi, basta premesse, andiamo subito con il video di oggi. Perfetto, eccoci in gioco. Finalmente mi è cresciuto quest'albero di merda. Non aspettavo altro che mi crescesse quest'albero. Almeno adesso mi posso fare un'accetta, perché mi sta caricando tutto il mondo che mi aveva già caricato nello scorso episodio. Io questo non lo so. So che però mi sono fatto una wooden axe, che posso prendere il legno un po' più velocemente. Mi è cresciuto anche un albero bello grande. Che bella cosa. Dammi subito un saplings. Perfetto, subito sapling. E lo andiamo a piazzare qua. Poi ho aspettato off camera che mi crescesse tutta la piantagione che c'era qua. E adesso noi prendiamo tutto il grano e ci facciamo tanto cibo. Ripiantiamo tutto il grano. Ho 20 pezzettini di grano e mi vado a fare 6 panini. Che sono meglio 6 panini che doversi suicidare continuamente per recuperare la fame. Anche perché questo episodio voglio esplorare io, non voglio rimanere qua su quest'isola. Quindi, boom, 20 panini, ci facciamo una cesta, così che possiamo lasciare le cose ovviamente inutili qua al campo base senza rischiare di perderle. Ci lasciamo praticamente tutto tranne panini, spada, il piccone ce lo portiamo, la zappa la lasciamo e un po' di terra. Partiamo con questo equipaggiamento, vediamo un poco di non correre così non consumiamo troppo in fretta la fame e andiamo a esplorare un po' dove c'erano i mostri brutti e cattivi, molto cattivi. Qua sotto c'era uno spawner, almeno se non vorrei sbagliarmi, ma vedo già che ci sono silverfish pronte ad aspettarmi e a uccidermi. Esatto, c'è lo spawner e da qua lo posso distruggere in tutta tranquillità. Merda, sono un blocco troppo alto. Che sfiga. Vabbè, oh, a voi uccido proprio la vecchia. Proprio venite qua che vi spacco il culo. Questa è la vecchia maniera per uccidere voi silverfish. Perché non finite mai voi silverfish? Continuate a riprodurvi. Siete peggio dei conigli. Solamente uno ne è rimasto? Perfetto, zero. Anzi, no, c'era un altro che io non avevo visto. Ultimo spawner qua di... Che cos'è sto spawner? Non lo so. So che è spawner ostile e l'abbiamo distrutto. Quindi... tecnicamente non manca tanti spawner ostili, però forse adesso è meglio farsi una pala per continuare l'esplorazione, dato che comunque c'è tanta terra, perché Ant Farm comunque c'entra le formiche vivono nella terra, quindi è una pala, direi che fa più che comodo. Ovviamente pala in pietra, perché non abbiamo ancora pietra o ancora meglio ferro, però una palettina in legno può essere utile. Perfetto, mangiamo panino che recuperiamo meno un po' di salute e anche di stamina e andiamo a esplorare un'altra zona. Allora, obiettivo è anche quello di costruirsi un arco, quindi direi di andare a esplorare un attimo le altre zone, quelle un po' più magari nascoste, così che almeno troviamo i mob che ci danno poi successivamente le cose che ci servono per continuare l'avventura. Allora, qua siamo arrivati a terra praticamente. Devo soltanto migliorare un secondo la scala, poi è efficiente. Direi di scendere qua sotto. Sfrutto il muro per scendere, che meno mi fa da piglio naturale per fare una scala. Posso sfruttare le liane? Ma sfruttiamo! Che festa ho per fare! Però qua c'è cobblestone e andiamo a comandare con la cobblestone. C'è anche uno spawner di ragni che però terrei. Lo spawner di ragni lo tengo, che mi servono le stringhe per fare le cose. Qua ci sono le torte, tante buone torte. Mamma torte. Qua merda quanti mobili. Direi che ci torniamo un altro giorno, sapendo che
sul sito del creatore della mappa ho letto che non c'è carbone, o meglio coal ore, quindi neanche carbone, e consiglia di usare il charcoal, come ho detto anche nello scorso episodio. Quindi ci serve cobblestone per fare fornace e equipaggiamento in pietra. Direi che finisco il piccone e poi vediamo un po' dove poter andare a esplorare un po' col mondo. Qua non ci andrei subito, dato che è tutto super buio e io non ho nemmeno una torcia, perché dovrei ancora farmele con la carbonella. 38 pezzi di cobblestone sono tanti. Sono un ritardato demente. Merda, non posso morire, via da qua. Ferro! Buono il ferro! Mi serve solamente un piccone adesso. Quanto ho qua di legno? Merda, non c'ho legno, perfetto. Possiamo tornarcene a casa, facciamoci una sorta di scaletta, così almeno abbiamo sempre accesso alle zone. E torniamo qua un po' più attrezzati. Merda, un creeper, vola via il creeper. Sì, è esploso il creeper. Mi prendo tutti i materiali però. No, non puoi uccidermi. Pericolo. Sì, è morto. Mi ha dato pure il bone meal. Cioè, il bone meal, l'osso con cui ci farò poi il bone meal. Adesso però devo recuperare vita io anche. E qua per salire come faccio? Scaletta. Perfetto, siamo tornati qua. Adesso io completo. Dovrei andare in cima io. Penso proprio di sì. Quindi scaletta e si va. Va bene che la mappa si chiama Ant Farm. Merda, sì, vabbè. Il buco, proprio c'era il buco. C'era il merda di buco. Io non so anche più dove sono morto là. Come faccio a ritrovare quella strada? Mi sa che era là dietro. Sì, come faccio ad andare? Qua muoio. Ehi, le angurie qua ci sono. Merda, è anche notte. Mi sa che dovrò rifare tutto l'equipaggiamento da capo, perché là c'era un buco che non ho visto nella struttura. E dov'è che stavo facendo il tunnel? Ok, qua provo a ripercorrere la strada che ho fatto prima. E non è assolutamente di qua. Ma ragni velenosi. No. Ragni velenosi. Fortuna che mi sono lasciato qua un po' di equipaggiamento e non mi sono portato dietro tutto, quindi il legno ce l'ho qua ancora, bello che salvo. Esatto. Manca la cobblestone. Ok, però abbiamo il legno se non altro, con cui potrò farmi una sorta di equipaggiamento base per poter comunque affrontare successivamente l'avventura. Allora, io mi sono stancato però di stare sveglio così di notte. Gli animali qua spawneranno da soli. E se non spawnano non mi interessa, io adesso uccido le pecore e mi faccio un letto. Non posso più lavorare così di notte io. Dove sono le pecore? Pecora! Vieni qua! Un pezzo di lana me l'ha dato. Se non sbaglio dovrei avere una pecora qua sotto. Esatto. Due pezzi. Merda, mi ha dato solo un pezzo. Perfetto. Cioè, una cosa dovevano fare le pecore, che era darmi la lana. E non mi ha dato neanche quella. Forse c'era un'altra un po' più nascosta di qua. Qua c'è un maiale. Maiali ci sono sempre a profusione. Pecore no invece. Ah, qua, strano che ci sono maiali, ne sono pochi. Guarda, qua però è pieno di cose interessanti. Fonte d'acqua, cane da zucchero. Vediamo qua, allora. Prendiamoci due canne da zucchero, proviamo a portare a casa queste canne da zucchero. Qua ci facciamo una farmettina a casa di canne da zucchero, al limite. Direi che qua, dispersi nel nulla più nulla del tutto, posso chiudere episodio. Io vi ringrazio per la visione, lasciate like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo nel prossimo video.